Oggi impariamo a giocare a Mille Fiori, un gioco di Rainer Knizia, in cui ci impegneremo per cercare di diventare i vetrai più bravi della Laguna Veneta. È un gioco da tavolo semplice, adatto a tutti, in cui piovono punti da tutte le parti. Vediamo subito come si gioca e alla fine del video ci sono le mie impressioni. Prima di addentrarci nella lavorazione del vetro, voglio consigliarvi in 30 secondi un modo per acquistare giochi da tavolo ad uno dei prezzi migliori sul mercato e magari anche in anticipo rispetto all'uscita in Italia. Wiga è una community di gruppi d'acquisto che ha gentilmente sponsorizzato questo video e che gestisce continuamente campagne a cui potete aderire per acquistare i vostri giochi da tavolo preferiti. I prezzi sono spesso più vantaggiosi di quelli sul mercato e se non trovate da nessuna parte un gioco che vi interessa, fate la vostra proposta e Wiga cercherà di soddisfarla. In descrizione c'è un link alla community di Wiga per seguirla e per approfittare dei vantaggi. Posiziona il tabellone al centro del tavolo. Tenendo da parte la carta doge, mescola le altre carte e crea un mazzo di pesca. In due o quattro giocatori rivela 9 carte, in tre giocatori rivela 4 carte e ponile accanto al tabellone. Ogni giocatore riceve 30 diamanti nel suo colore e di questi ne tiene 3 da parte. Ognuno pone una nave sullo spazio iniziale della rotta commerciale e un segnapunti sullo zero del tracciato punteggio. Il giocatore con il bicchiere più pieno è il primo giocatore e riceve la carta doge. Una partita a Mille Fiori può terminare in due modi: quando termina il mazzo di carte, oppure quando un giocatore posiziona l'ultimo diamante. Vince chi avrà ottenuto più punti vittoria. All'inizio di ogni round il primo giocatore distribuisce 5 carte ad ogni giocatore. Tutti contemporaneamente scelgono una carta da tenere e posizionano le rimanenti 4 a faccia in giù di fronte al giocatore alla loro sinistra. A partire dal primo giocatore e in senso orario, ognuno gioca la carta che ha scelto. In base al colore della carta posizionerai un tuo diamante in un'area diversa del tabellone: il laboratorio, le residenze, i cittadini, il commercio o il porto. Tendenzialmente giocherai un diamante ad ogni turno e ogni diamante posizionato ti farà avere dei punti. Inoltre, in ogni area ci sono dei modi per avere dei punti extra e dei modi per giocare una carta extra all'interno del tuo turno. Vediamo le aree nel dettaglio. Se giochi una carta gialla, posiziona un tuo diamante sul laboratorio, coprendo un simbolo identico a quello sulla carta. Ottieni immediatamente un punto per il diamante posizionato e un punto per ogni diamante del tuo colore connesso a quello appena posizionato. Se hai usato una carta pigmento, ottieni 2 punti per ogni diamante. Quando copri almeno uno spazio per ciascuno dei 4 tipi di materiali, metti un tuo diamante sullo spazio bonus con il numero maggiore di punti ancora disponibili. Ottieni subito altrettanti punti. Qui, come in tutte le altre aree, puoi ottenere una sola volta per partita il bonus. Quando riempi il terzo spazio attorno a questo simbolo, anche se gli altri diamanti sono di altri giocatori, puoi giocare immediatamente una carta in più. Scegliela tra quelle a lato del tabellone e giocala come se la stessi giocando dalla tua mano. Se giochi una carta viola, metti un diamante sul primo spazio libero del tracciato residenze e ottieni tanti punti pari al numero che copri. Inoltre, se uno o più diamanti precedenti sono del tuo colore, ottieni anche tutti i punti coperti dai tuoi diamanti collegati a quello appena piazzato. Quando riempi spazi con 4 numeri diversi, connessi o meno, metti un tuo diamante sullo spazio bonus con il numero maggiore di punti ancora disponibili e ottieni subito altrettanti punti. Quando copri spazi con 3 e poi con 5 numeri diversi, connessi o meno, in entrambi questi casi gioca immediatamente una carta in più. Scegliela tra quelle a lato del tabellone e giocala come se la stessi giocando dalla tua mano. Se giochi una carta verde chiaro o verde scuro, posiziona un diamante in una delle due aree cittadini, nobili o popolo, funzionano allo stesso modo. Non sei obbligato a coprire lo stesso simbolo della carta, ma se lo fai, raddoppi i punti che ti spettano da questa azione. L'area va riempita a partire dal livello inferiore, puoi riempire uno spazio sulla seconda riga solo se i 2 spazi inferiori sono coperti, e la stessa cosa per la terza riga. Quando posizioni un diamante sulla prima riga ottieni 1 punto, sulla seconda riga ottieni 3 punti, sulla terza riga ottieni 6 punti. Se riempi uno spazio corrispondente al simbolo sulla carta, raddoppi questi punti. Inoltre, se il diamante appena posizionato forma una piramide di 2 o 3 livelli, tutti i giocatori che hanno diamanti in quella piramide riottengono i punti per ogni diamante presente sempre in base al livello, come se fossero stati appena posizionati. Questi punti extra per le piramidi non vengono mai raddoppiati.
Appena copri tre simboli diversi in un'area, metti un tuo diamante sullo spazio bonus con il numero maggiore di punti ancora disponibili e ottienili subito. Quando riempi uno spazio a livello 3, gioca immediatamente una carta in più. Sceglila tra quelle a lato del tabellone e giocala come se la stessi giocando dalla tua mano. Quando giochi una carta azzurra, posiziona un diamante nell'area commercio, coprendo un simbolo merce uguale a quello della carta giocata. Poi conta quanti simboli merce di quel tipo sono stati coperti da qualsiasi giocatore. Quello è il valore della merce e ogni giocatore ottiene quel valore per ogni suo diamante che copre quel tipo di merce. Quando aiuti altri giocatori a fare un buon affare, ovvero il tuo posizionamento fa guadagnare più punti a un tuo avversario piuttosto che a te e un pareggio non basta, gioca immediatamente una carta in più. Sceglila tra quelle a lato del tabellone e giocala come se la stessi giocando dalla tua mano. Quando copri ciascuno dei quattro tipi di merce almeno una volta, metti un tuo diamante sullo spazio bonus con il numero maggiore di punti ancora disponibili e ottienili subito. Quando giochi una carta blu, posiziona un tuo diamante nel porto, su uno spazio nave vuoto. A differenza di tutte le altre sezioni, le navi fanno ottenere punti solo quando la flotta è completa. Quando un giocatore posiziona la terza nave della flotta, si contano le merci sulla riga corrispondente. 1, 2, 3 o 4 merci valgono 1, 3, 6 o 10 punti. Tutti i giocatori che possiedono almeno una nave nella flotta ottengono questi punti per ogni nave. Inoltre fai avanzare la tua nave di tanti passi quanto indicato nel timone sulla carta. Ottieni i punti indicati sulla casella in cui ti fermi. Se arrivi in una casella con questo simbolo, gioca una carta in più, sceglila tra quelle a lato del tabellone e giocala come se la stessi giocando dalla tua mano. Nell'ultimo spazio ottieni punti e una carta bonus. Ulteriori spazi sul tracciato verranno persi. Ricorda che puoi sempre in qualsiasi momento ignorare il colore e l'azione della carta e far avanzare invece la tua nave di tanti passi pari al numero nel timone che c'è in tutte le carte, al posto di svolgere l'azione in base al colore della carta. Dopo aver completato il tuo turno, metti la carta o le carte che hai giocato a faccia in su nella pila degli scarti. Quando tutti hanno giocato la propria carta, tutti prendono in mano le quattro carte coperte di fronte a sé. Nuovamente ne scelgono una e posizionano le tre rimanenti coperte di fronte al giocatore alla loro sinistra. Si procede così finché rimarrà una sola carta da passare al prossimo giocatore. Non passare quella carta, ma dopo che tutti avranno giocato il proprio turno, tutti pongono l'ultima carta rimasta a faccia in su accanto al tabellone. Le carte accanto al tabellone aumentano e diminuiscono nel corso della partita. Se non ci sono più carte quando devi sceglierne una, perdi la possibilità di effettuare l'azione extra. Passa la carta Doge al giocatore alla tua sinistra e un nuovo round inizia. La partita termina alla fine del round in cui il mazzo di pesca è esaurito, oppure quando un giocatore piazza l'ultimo diamante durante il proprio turno. In questo caso si termina il giro del tavolo perché tutti possano giocare la propria carta e aver giocato lo stesso numero di turni. Se hai terminato i diamanti ma devi giocare carte extra, usa i tre diamanti che hai tenuto da parte a inizio partita. Chi ha più punti è il vincitore e in caso di parità la vittoria è condivisa. Mille Fiori è un gioco da tavolo edito da Devir, disponibile in un'edizione multilingua che comprende anche il regolamento italiano. Dal titolo mi aspettavo ingenuamente un gioco sul miele, invece scopro, grazie a questo gioco, che Mille Fiori è una tecnica decorativa del vetro, tipica proprio delle vetrerie veneziane. È un gioco di Rainer Knizia, un autore molto prolifico che come tale ha sfornato dei capolavori e altri giochi più trascurabili. Vediamo dove si posiziona questo Mille Fiori. Come avrai notato dal tutorial, è un classico gioco a insalata di punti, il che significa che qualsiasi cosa fai ottieni dei punti, tanti o pochi, ma li otterrai comunque. In questo caso penso sia appropriato che sia così perché è un gioco super introduttivo, che non vuole essere punitivo ma invece premiare i giocatori per qualsiasi mossa fatta. Magari un giocatore esperto a un certo punto comincerà a fare mosse che valgono molti più punti, ma anche chi non è esperto può sentirsi soddisfatto dei punti che ha guadagnato con ogni mossa e ha la sensazione di essere riuscito a fare qualcosa. Non credo sia una cosa negativa perché, anzi al contrario, ci sono giochi che lasciano una sensazione di frustrazione, che sono difficili da capire e che possono anche inibire i nuovi giocatori impedendo loro di continuare ad approfondire questo hobby. È chiaro però che se lo guardiamo dalla prospettiva di un giocatore esperto è veramente leggero e c'è veramente poca strategia. Puoi usare un minimo di tattica nel draft per non lasciare carte troppo utili agli avversari, ma c'è anche tanta fortuna e casualità. Magari stavi puntando
scontando un bonus, ma è il tuo avversario ad avere pescato la carta giusta e te lo soffia in un attimo. Va giocato assolutamente con leggerezza, va giocato divertendosi di fare centinaia di punti e in questo modo può essere apprezzato. Per il resto non è molto soddisfacente, nel senso che non si finisce mai la partita pensando di aver proprio giocato bene, piuttosto si finisce la partita pensando di essersi divertiti e di aver alleggerito la serata. Insomma, non è un gioco memorabile, però può essere un buon introduttivo per i motivi che vi ho detto e anche per le tesserine in plastica molto belle e che creano un bellissimo effetto sul tabellone. Se volete scoprire altri giochi con cui iniziare una collezione o con cui coinvolgere neofiti al tavolo, guardate questi video in cui vi do tanti altri consigli. Alla prossima e buon gioco!